è prima di entrare nell'ufficialità del convegno, sentire due parole da una persona che è innanzitutto un amico mio, tra i più cari, è un mio socio che con me, Marino Piotti, è stato il fondatore di Superpartes dopo aver vissuto insieme l'avventura di Omnion, e ha cominciato la sua vita lavorativa proprio in Olivetti. Io voglio che ci racconti com'era entrare in Olivetti, per cui do la parola a Fulvio Primatesta. Quella sensazione, fatemi dire, olfattiva, quasi olfattiva, che si ha quando si sta in ambienti dove si sta facendo qualcosa di marcatamente nuovo, comunque ci sta. Questa è la cosa che, come dire, mi ha portato a pensare, sapendo che sarebbe stato un momento anche un pochino difficile, poi io lo so come reagisco in queste circostanze, di chiedere a Gianni di lasciarmi fare un saluto di Superpartes e di da, come dire, persona che crede che l'innovazione nel futuro in queste cose. E sapendo che questo profumo che io ricordo in realtà marcatamente, poi si ritrova, io stesso l'ho ritrovato in altri momenti, quando poi sono andato a lavorare in AT&T e lavorato in Unix, c'era quella stessa cosa. Quando sono stato nell'area di BBC, mi spiego lì le operazioni, lui sa cosa voglio dire quando si parla di questo modello di innovazione. Quando sono stato nella sede di Gino Rocconi, a Iesi, era la stessa cosa. Ed è la stessa cosa che inizio a percepire anche, come dire, nel nostro piccolo giovane innovation campus, che cosa sta andando, sta prendendo piede. Quindi in realtà è un saluto che io voglio fare da olivettiano. Spesso si dice ex olivettiano, in realtà non è così, perché olivettiani poi mai, no? Un saluto da olivettiano che in realtà è un invito in una giornata come questa, dove il focus è questo qui, a provare a non usare l'aria, come dire, e a ricercare, ritrovare, per chi l'abbia sentito, questo profumo in particolare, con questo vi saluto e vi ringrazio.